Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se utilizzerete i codici in descrizione riceverete il 5% di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, ben ritrovati sul canale con il consueto appuntamento settimanale. Dopo essere sopravvissuti all'inferno Dis, tocca agli esploratori galattici aprirci le loro porte. Provenienti da qualche parte nell'universo, la Federazione Stellare ha fatto la sua comparsa per la prima volta in mondi in collisione, ma alcune tracce ci sono state lasciate già dall'era dell'ascensione, con la carta Marte agente Yuma-No. Da quando ha aperto i battenti, questa casata ha conquistato un posto speciale nel cuore di molti forgiatori, che ne decantano le gesta e li scelgono come propri compagni di battaglia. Andiamo quindi a scoprire come si comportano i nostri avventurieri spaziali dopo l'atterraggio, o per meglio dire l'accrollaggio sul crogiolo. Buona visione! Nella sua perpetua esplorazione del mondo, l'equipaggio della SAV Quantum si trovò intrappolato in un campo energetico anomalo che lo costrinse a un atterraggio di fortuna sul crogiolo, che tutti ricordano come lo schianto. Pur cercando di sopravvivere in quel nuovo mondo, la piccola delegazione di scienziati, esploratori e militari della Grande Federazione Stellare ha continuato a perseguire con coraggio la sua missione di giungere in tutti i luoghi dove nessun uomo, donna, neutro o essere di altro genere è mai stato prima. Naturalmente, ovunque essa si sia voltata ha trovato uomini, donne, neutri o esseri di altro genere, ma non si dica che la Federazione lascia che il flusso degli eventi mini il suo senso dell'avventura. I fatti, comunque, rimangono. La Federazione Stellare ha speso decadi a esplorare la galassia, incorporando dozzine di sistemi solari all'interno della sua compagine mite e democratica ed estendendo ovunque le sue conoscenze scientifiche. E nonostante ciò, nessun indizio sull'esistenza del crogiolo è mai giunto alle sue orecchie. Se riuscirà nel suo intento di riportare la Quantum di nuovo tra le stelle e a riprendere finalmente i contatti con il comando della flotta, la Federazione otterrà una conoscenza superiore a qualsiasi nozione sia stata descritta oggi nei datalibri. Dallo schianto sul crogiolo, l'equipaggio della Federazione ha dato vita a una piccola città nella savana rocciosa della Valle del Tempio, nominata ufficialmente Campo 1, anche se tutti la apostrofano con il suo vero nome, Quantum City. La Federazione Stellare è una comunità poliglotta e multispecie che si estende in una dozzina di sistemi solari. Annovera almeno 20 specie membre con pieno diritto di voto, senza contare i robot a intelligenza incrementale e dozzine di altre specie che hanno relazioni amichevoli con la Federazione e convivono con essa, senza farne ufficialmente parte. L'equipaggio della Quantum è composto principalmente da umani, della Terra o di altri pianeti, aiutati da una serie di diversi robot e guidati dal Capitano Valgerico. Ma la sua squadra comprende anche un certo numero di alieni, molti in servizio come ufficiali di alto grado. Per esempio, l'ufficiale scientifico Quinkan è un Proximan di Alpha Centauri. I Proximan sono famosi per i loro cervelli estremamente rapidi e le loro agili dita, sebbene la gravità leggera e il clima mite del loro mondo di origine li abbia resi meno resistenti di altre specie. L'ufficiale di sicurezza, il tenente Krkar, appartiene invece a una specie molto più durevole, gli Handuhan. Robusti, forti e protetti da delle armature a scaglie, gli Handuhan sono guerrieri orgogliosi che traggono una grande gioia quando competono o escono vittoriosi dalle situazioni più estreme. La terza tra le specie più rilevanti della Quantum è quella degli insettoidi Krixix. Nonostante il loro inquietante aspetto fisico, essi mostrano inusuali atteggiamenti di amicizia, disponibilità e sacrificio nei confronti dei loro compagni di squadra. Gli alveari comuni dei Krixix, sul loro mondo di origine, sono un esempio di cooperazione, solidarietà, efficienza e modesti bisogni. Un grande valore per la Federazione. La Federazione Stellare può contare su una tecnologia estremamente avanzata. Sofisticati computer, tute ambientali, veicoli, robot,
zaini a propulsione, pistole a raggi e i moduli di comunicazione da polso, in grado di collegare ogni membro dell'equipaggio al computer centrale della Quantum. Tuttavia, nonostante la loro avanzata tecnologia, gli ingegneri non sono ancora in grado di rendere di nuovo funzionante la Quantum e sono stati costretti a smembrare alcuni dei suoi sottosistemi per fornire supporto ai bisogni sempre crescenti del campo della Federazione sul Crogiolo. Forse è proprio questa nuova sostanza, l'Ember, a interferire con i sistemi della Quantum. Sono necessari ulteriori studi al riguardo. In aggiunta ai COM da polso, l'equipaggio della Quantum fa uso di varie aggiunte modulari da personalizzare in base alle esigenze di ogni singolo compito. Nella loro missione, i membri sono supportati da una varietà di robot dedicati, inclusi degli speciali veicoli come per esempio le Buggy 3.0 V3R per tutti i terreni, le preferite dell'equipaggio, anche chiamate Cercat Rover, perfette per esplorare strani pianeti. Essendo probabilmente gli ultimi arrivati sul Crogiolo, i membri dell'equipaggio della Quantum incuriosiscono gli Arconti. Mentre osservano gli esploratori della Federazione scoprire per la prima volta il nuovo pianeta, gli Arconti hanno modo di vedere il mondo con occhi freschi. Inoltre rimane il mistero dell'apparizione della Quantum. È stata trasportata sul Crogiolo accidentalmente insieme al pianeta sotto di essa? È arrivata alla vecchia maniera volando sul Crogiolo dall'esterno? In ogni caso, nessuno prima di allora era probabilmente giunto sul Crogiolo in questo modo così particolare. Dall'altra parte, il capitano Jericho e la sua squadra sono ben felici di redigere delle guide dei nativi mentre si preparano a svelare i misteri dell'universo. La Federazione Stellare, da come abbiamo visto, ha un modo tutto suo di farsi ben volere. Ingloba razze e popoli tra i suoi ranghi e così facendo prospera e continua a crescere. Infatti ogni popolazione ha portato del suo in questa casata e l'introduzione di nuove leve non sembra fermarsi. Anche sul Crogiolo, infatti, la Federazione ha avuto contatti con altre case, dai quali incontri ne è sempre uscita più forte. Ad esempio, l'agente speciale Dita, l'ufficiale operativo Yishi, e mi viene da pensare anche alla dottoressa Driscoll, fanno parte rispettivamente delle casate Ombre, Sanctum e Logos. In più, per farsi ben volere dalla maggior parte dei pianeti sui quali sono stati, la Federazione possiede anche ottimi oratori per condurre trattati di non belligeranza, come ci mostra la carta Accordo di Pace, dove sono illustrati degli umani parlare con dei Brobnar. E a proposito di umani, si parla di provenienza dalla Terra o altri pianeti, e questo sta a significare che le vicende sul Crogiolo si stanno svolgendo a miliardi di anni luce dal nostro sistema solare. Segno che l'essere umano ha fatto appello alla sua più grande arma di sopravvivenza, l'adattabilità, e l'ha fatta fruttare nei decenni, riuscendo a colonizzare altri sistemi solari, stanziando lì delle delegazioni. Inoltre, proveniendo dal sistema solare, che rapporti ci saranno con la casata Marte, che proviene dal medesimo angolo di galassia? I marziani siano i nemici giurati di questa casata? Lasciate come sempre nei commenti le vostre considerazioni. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, ci vediamo al prossimo video!